Siamo in compagnia di Michele Santoro, che è uno dei personaggi politici più conosciuti di Grottaglie. Chiediamo quindi al diretto interessato se questo successo è dovuto al suo lavoro, al suo modo di fare politica, o perché è un nostro rappresentante istituzionale da tanti anni e quindi la gente è imparata a conoscerlo e a stimarlo e a fidarsi di lui. Qual è la sua idea? Sì, questa è una bella domanda. Posso dire, posso rispondere tranquillamente. Da oltre 20 anni sono impegnato in politica, che da sempre considero come un servizio da dare ai miei concittadini in maniera del tutto disinteressata. Molta disponibilità, onestà, lealtà e correttezza ed umiltà hanno sempre contraddistinto il mio operato. Probabilmente ciò fa che sia considerato un cittadino come tanti. Ecco, parlando della tua vita politica, ricordiamo che alle ultime elezioni amministrative eri candidato come sindaco da parte del centrodestra e però non sei riuscito a cogliere la vittoria finale. Qualche critico sostenne che mancò l'appoggio concreto dell'UDC. E vista la situazione attuale che vede il partito di Casini alleati con Cito e Tarantino e contro il PDL, questa ipotesi non dovrebbe sorprendere allora? Ritieni che effettivamente avesse qualche fondo di verità? Beh, guarda, la sconfitta alle amministrative del 2006 non è stata la colpa dell'UDC, ma dell'intera coalizione, perché abbiamo lavorato tutti insieme. I cittadini hanno preferito affidare ancora una volta la gestione della cosa pubblica al centro-sinistra, ammagliati da promesse non mantenute. Tu vedi il degrado in cui versa Grottaglie, sia sotto un punto di vista sociale, economico e anche culturale. È da scriversi ad una competizione amministrativa poco sensibile ai problemi dei cittadini. Quindi io dico che il centrodestra ha lavorato molto nel passato per avere la in gestione la cosa pubblica, non ci è riuscita. Non darei la colpa all'UDC, ma a tutta l'intera coalizione che ha anche lavorato, ha lavorato molto, però i cittadini hanno voluto premiare ancora una volta il sindaco Bagnardi, che secondo il mio, dal mio punto di vista politico non lo merita, perché Bagnardi non risolve i problemi della nostra comunità. Ecco, parlando di meccanismi della politica che ogni tanto sfuggono al comune cittadino e ritornando vicino a casa nostra, in consiglio comunale il sindaco Bagnardi del PD, che ricandida Gianni Florido, è sostenuto dai popolari Udeuro. Al consiglio provinciale invece, per la tornata elettorale del 6 e 7 giugno, lo stesso partito dell'Udeuro sostiene il PDL Domenico Rana. Lei come spiegherebbe ai cittadini questa stranezza? Purtroppo la trasversalità in politica esiste, però ciò non mi sorprende, in quanto gran parte dell'Udeur, gran parte delle persone dell'Udeur hanno militato nella vecchia, nella ex Democrazia Cristiana, e quindi sia nel PDL che hanno militato nel PDL, quindi nel PDL che nel PD ci sono esponenti con una militanza nella XDC, pertanto si tratta di un ritorno degli amici dell'Udeur nella casa madre, tra virgolette, giuste virgolette. Ecco, parlavi di trasversalità che in questa tornata elettorale sembra essere veramente una costante in un po' tutti gli schieramenti. Dalla tua ventennale esperienza, quindi un punto di vista sicuramente privilegiato rispetto a tanti, è più anomalo vedere Cito, Tarantino e la Poli Bortone insieme o Gaetano Carrozzo invece a fianco del PDL? Sì, guarda, è un'altra domanda un po' cattiva, devo essere molto sincero. È vero, da oltre 20 anni che mi dedico alla politica e al servizio dei cittadini. Per certi aspetti questa è un'anomalia. La persona di Gaetano Carrozzo con il PD e con il PDL è un'anomalia molto, molto seria, però guarda, di anomalia fino a un certo punto, perché Carrozzo, a seguito di una serena valutazione che egli ha fatto del suo operato fallimentare del presidente Florido, perché Florido, non ci dimentichiamo, lo ha avuto come vicepresidente della provincia e quindi ha capito che stava facendo un fallimento verso la provincia. E quello costruttivo, perché anche Carrozzo è stato all'opposizione fino al 2004 contro Rana
e ha capito che Rana stava facendo delle cose costruttive e concrete, e quindi ha preferito sostenere la candidatura di Rana e non quella di Flordo, perché ha visto che il professor Rana è più sensibile ai problemi dell'intera provincia. Ecco, sicuramente è difficile riassumere in pochi minuti 20 anni di carriera politica, però è anche utile ricordare quello che è stato fatto, perché a volte si ha poca memoria, specialmente quando si arriva vicino all'urna elettorale. Quindi vorresti ricordare la tua esperienza politica degli ultimi 5 anni in consiglio provinciale, perché la tua è appunto una ricandidatura, tu vieni già da un'esperienza alla provincia. Sì, guarda, ho passato 5 anni all'inferno, devo dire, con certa onestà politica, però nonostante io sia stata all'opposizione ho cercato di pungolare la maggioranza di centro-sinistra affinché risolvesse i concreti problemi che interessano la nostra città di Grottaglie. In tal senso ho presentato numerosi ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze per affrontare concretamente tutte quelle questioni che hanno contribuito a rendere Grottaglie una città non all'altezza della situazione e delle sue potenzialità. Vorrei ricordare che tra i tanti interventi che ho fatto, il mio ultimo intervento in consiglio provinciale diretto ad ottenere l'annullamento in via di autotutela di tutti gli atti autorizzativi di competenza della provincia relativi all'esercizio, all'entrata dell'esercizio del terzo lotto della discarica per rifiuti speciali gestita dalla Ecolevante società per azione. Questo mio ordine del giorno è stato apprezzato dal Consiglio provinciale ed è stato votato anche da tutti i consiglieri provinciali presenti all'unanimità. Sono d'accordo su questo problema, che la gente dimentica che Michele Santoro è stato in consiglio provinciale per 5 anni, però c'è molta gente che è stata vicina in questo tempo ed è corsa per chiedere anche aiuto alla risoluzione di tutti questi problemi. Vedi un po' che ci sono tanti problemi che il presidente Florido e anche Vinci ha dimenticato, vedi un po' la costruzione del liceo scientifico, vedi un po' anche le autorizzazioni date per la discarica, le strade che sono tutte integrate, non sono state tutte messe in stato di sicurezza, le strade provinciali di Grottaglie Montemesola, Grottaglie San Marzano, Grottaglie Villa Castelli, Grottaglie Martina Franca stesso. Quindi ho fatto la pubblica illuminazione in quelle strade, cioè ci sono molti problemi da risolvere che il centro-sinistra non ha affrontato, e mi auguro che se il centro-destra sarà della parte vincente e con Michele Santoro faremo tutto. Ecco, gli osservatori sostengono che qualunque sia il vincitore di questa tornata elettorale come presidente della provincia, quindi sia che passi Florido o Rana, che sembrano i più papabili, Grottaglie avrà dopo Giuseppe Vinci un nuovo assessore provinciale. Dal tuo punto di vista, appunto privilegiato di consigliere provinciale politico di vecchio corso, cosa pensi di questa previsione? Guardi, innanzitutto mi auguro che vinca Rana. E poi sono d'accordo, guardi, un rappresentante grottagliese ci vuole nell'esecutivo, che sia un rappresentante che rappresenti tutti gli interessi dei cittadini. Ci tengo a ricordare che Grottaglie è la seconda città della provincia di Taranto, dopo Martina Franca, con un numero di abitanti molto superiori, quindi c'ha 33.000 abitanti, quasi Grottaglie, pertanto merita una valida e qualificata rappresentanza nell'esecutivo della giunta provinciale, perché questo esecutivo possa risolvere i problemi che attanagliano la città di Grottaglie, anche perché Grottaglie ha sempre avuto dei rappresentanti in provincia nell'esecutivo, nel bene e nel male. Però io mi auguro che questa volta che il centrodestra vinca questa elezione ci sia un rappresentante molto forte che risolvesse, come ho detto prima, i problemi che affliggono la città di Grottaglie, che sono tanti, abbiamo tante, addirittura abbiamo anche le nostre gravine a Grottaglie, le gravine che non sono state mai rivalutate. Io mi auguro che queste gravine vengano rivalutate anche per ottenere un turismo molto importante, perché dando turismo a Grottaglie c'è molta economia che entra nelle nostre tasche. Ecco, e per concludere, domanda secca, risposta secca: chi vincerà queste elezioni? Beh, guarda, è una domanda
la direi una domanda semplice. Certamente io mi auguro che vinca il professor Rana a queste elezioni provinciali, anche perché ritengo che in questi 5 anni che l'ex presidente Florido ha amministrato, e secondo il mio parere non ha amministrato bene, ma ha fatto soltanto nemmeno l'ordinaria amministrazione. E poi a Rottaglie, guarda, io dico che a Rottaglie lui non è mai venuto, è stato sempre assente a Rottaglie. Rottaglie è una città che gli ha dato dei voti e non si è mai presentato. Non può venire adesso a chiedere voti a Rottagliese per poi sparire per un altro 5 anni. Rana è stato sempre presente a Rottaglie, Rana ha sempre cercato di risolvere i problemi che stanno attanagliando la città di Rottaglie.